sogni si spezzano al Suburbicon. In questo momento di particolare quarantena, per cui siamo costretti anche al di là della nostra stessa volontà nelle nostre case, qualche consiglio di visione che certo non annullerà il disagio di rimanere a casa, ma perlomeno riempirà, se vogliamo, qualche momento con sensazioni ed emozioni differenti. Ci piace allora iniziare con Suburbicon, un film disponibile su Rai Play gratuitamente, un film di George Clooney del 2017, ha avuto la sua anteprima mondiale proprio come primo film presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'anno, quindi nel settembre del 2017. Mi dispiace tanto per la tua perdita. Grazie, Roger. Condoglianze, signor Lodge. Grazie, Linda. Mi dispiace infinitamente per la tua perdita. Wow. Grazie, Ed. Sì. Sì. Io sto bene, Ed. So che in questo momento la tua vita ti sembra deprimente. Tua madre è morta e così... Nikki, abbiamo pensato che sia meglio che zia Margaret venga a stare da noi per un po'. Gli dica che non ci sono. È all'interfono, signore. Suburbicon è scritto dai fratelli Coen, una vecchia sceneggiatura dei fratelli Coen, e come accade, non mostra sul set, come è potuto accadere, direttamente il regista, che come sappiamo è anche un grande attore. Clooney, infatti, si ritaglia decisamente solo il ruolo di regista, tra l'altro anche quello di co-sceneggiatore. Sarebbe molto interessante anche capire che cosa sarebbe stato di questo film se fosse stato effettivamente girato da chi l'ha scritto, cioè dai Coen. Dicevo, Clooney preferisce mettere davanti allo schermo due amici altrettanto bravi, come Matt Damon, che interpreta il protagonista, un everyman, un uomo qualunque nell'America della metà degli anni 50, e una bravissima e duplice Julianne Moore. George Clooney, da questo punto di vista, ecco, è indeciso se tenere il registro della dark comedy, una commedia assolutamente nera, piena di toni drammatici, o se virare più, se vogliamo, delicatamente nel racconto morale, cosiddetto moral play. Tutto sommato il film si distingue e ha una sua identità proprio a partire da uno script molto molto ben determinato, prima di tutto che prende davvero le mosse da un fatto realmente accaduto nel 1957. Una famiglia di cui si tiene tra l'altro anche il nome, il Myers, una famigliola nera, riesce ad avere un posto in una casetta, quindi una villetta, in un posto normalmente riservato ai bianchi, una cosiddetta Lewitt Town. William Lewitt infatti era un costruttore definito l'Henry Ford dell'edilizia, che ha quest'idea proprio negli anni 50, quindi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e in questo periodo di grande fervore anche economico americano, l'idea di costruire fuori, distante dalle città, delle inurbazioni che consentissero di avere le caratteristiche, per esempio per quanto riguardava il vicinato, per quanto riguardava tutte quante le, che ne so, l'energia elettrica, le strade della città, ma senza i disagi della città, senza lo smog, senza anche, come dire, magari quella paura che ti arrivi vicino a qualcuno che non appartiene alla sua stessa classe sociale, non appartiene al tuo stesso entourage, che quindi possa mettere un po' in crisi la tua vita e i tuoi ritmi. In quegli stessi anni, l'abbiamo scoperto poi, Lewitt in realtà piazzava le sue case
con questa facilità, anche questo, ha costruito un vero e proprio impero economico basato appunto su questa edilizia suburbana, con dei contratti che si basavano proprio su l'esclusione, per esempio in base al colore della pelle, delle persone che potevano acquisire le proprietà. Questo è un posto sicuro. Lo era. Benvenuti a Suburbicon, città meravigliosa ed entusiasmante. Ciao, amico. È stata costruita con la promessa di prosperità per tutti. Non pensi sia ora di un nuovo inizio? Aveva guai con la mafia per soldi. Da una parte, quindi, la storia di questa famigliola, i Myers neri che vanno a stare lì, dall'altra un fatto di sangue. Questo assolutamente, se vogliamo, più inventato, perlomeno in quel tipo di suburbia, ma completamente invece vicino, per esempio, a quelli raccontati nei romanzi di Truman Capote, in cui una follia domestica prende anche le forme proprio della strage. Odio tornare sull'argomento, ma è sicuro che non avesse contanti in casa quella notte? Nicky, c'è gente in casa. L'accordo era che se collaboravamo non ci avreste fatto del male. È questo che pensi? Rosa era una donna molto coraggiosa. Sì. Signorina Aurori, sono Bud Cooper, Canyon Assicurazioni. Sono qui per parlare della polizza di sua sorella. Se fai questo lavoro da tanto tempo, sviluppi un fiuto per le cose lusche. Hanno un vago aroma, ma questo non ce l'ha, quel vago aroma. Grazie al cielo, direi. No, ha un vero fetore. Sciocchezze del genere poi tornano a perseguitarla, se l'avete uccisa voi. Un ultimo accenno allo sguardo. Noi spettatori guardiamo questo film dall'inizio con occhi ingenui e poi piano piano diventiamo coscienti della storia che ci viene raccontata, e al tempo stesso possiamo seguirla con gli occhi, quindi spesso in soggettiva, di Nicky, il ragazzino. Ecco, probabilmente Nicky è l'invenzione più autentica, più originale nella sceneggiatura di Clooney. Non lo vediamo molto appartenente a quella tipologia dei fratelli Coen. Sono molto più coeniani la coppia di malviventi, frustrati e soprattutto inetti, che ci fanno ricordare Fargo, ad esempio, uno dei loro capolavori. E invece lo sguardo del ragazzino quando è sotto il letto, lo sguardo del ragazzino quando è chiuso nell'armadio, lo sguardo del ragazzino quando vede davanti ai suoi occhi la morte della madre, lo sguardo del ragazzino quando vede appunto il riconoscimento da parte dei genitori che invece lo negano, di chi ha ucciso la madre, lo sguardo del ragazzino che guarda fino all'ultimo e smette di guardare, per esempio, nei media, la TV, per andare invece a giocare con il compagno afroamericano, l'unico che davvero, l'unico del quartiere che davvero ha abbracciato questa famiglia, perché ha saputo vedere dietro il colore della pelle la presenza di un altro essere umano, davvero un essere umano diverso dagli altri che si trova intorno nel quartiere. Va tutto a rotoli, Mackie. Calma, basta! Leva dritto in galera, amico. Vieni a casa, vieni a Suburbicon. Ancora una parola sulla fotografia, una fotografia, quella di Robert Elswith, un veterano della direzione dell'immagine,
che stempera proprio questi toni, anche queste tinte pastello, ad esempio, tipiche di un certo cromatismo degli anni 50, e lo stempera in una ricerca che fa diventare sempre più freddo, sempre più algido, sempre meno empatico il clima. Già all'inizio vediamo come le varie immagini dei Depliant animandosi mostrino dei sorrisi che non stentiamo a trasformare in ghigni, che si trasformano in ghigni. Quindi dietro alla facciata c'è sempre qualcosa, dietro la facciata della felicità, c'è sempre, già anche dal punto di vista fotografico, qualcosa che ci rende perplessi, che ci fa sospettare che questa felicità sia autentica.